Questo video è così fuori programma che sono in pigiama. Ma salve a tutti, sono Kuro e come ho detto nella intro questo è un video fuori programma, infatti oltre che essere in pigiama c'ho ancora i libri aperti sulla scrivania, ma io sentivo il bisogno di accendere la videocamera per parlarvi di una cosa. Oggi, venerdì 5 maggio, appena uscito dall'università, sono corso in fumetteria perché usciva un manga che era di mio grande interesse. Avete tutti gli occhi per guardare la miniatura, quindi ve lo spoilerò subito, sto parlando di Fire Force, il numero 1. Questo video sarà tutto improvvisato perché non ho avuto tempo di scrivere niente e nemmeno volevo. Io volevo che le mie emozioni dopo aver letto questo manga fossero subito prese direttamente dalla videocamera. Per questo dirò alcuni strafalcioni. Quindi sì, perché io aspettavo così tanto Fire Force? Per l'autore, Atsushi Okubo, per chi non lo conoscesse, è l'autore di un altro manga che mi piace tantissimo, che è Soul Eater. Soul Eater, eccolo qui. Ho fatto anche una recensione di Soul Eater, se volete andarla a vedere ve la lascio in descrizione, ve la lascio anche nella end card a fine video. Atsushi Okubo ha la mia simpatia come autore, perché proprio con Soul Eater ha dimostrato di saper fare degli shonen atipici, originali, interessanti, diversi da tutti gli altri. Soul Eater ha dei personaggi interessantissimi, basti pensare a Death the Kid su tutti, il Dr. Stein, Black Star, che proprio è l'esagerazione del protagonista shonen, è il suo portarlo alla massima potenza, sia in fatto di ignoranza, stupidità, sia in fatto di voler essere migliore di tutti. Soul Eater è in pratica un manga che riesce a distinguersi dalla massa, che riesce a essere diverso, e chi mi conosce, chi segue il mio canale, sa che è una cosa che io nei manga apprezzo molto. Quindi quando ho saputo che sarebbe uscito in Italia Fire Force, questo nuovo manga di quest'autore che a me piace tantissimo, io ero in un hype pazzesco. Quindi appena tornato a casa dalla fumetteria io me lo sono letto tutto. E alla fine ero più o meno... Non volevo credere a quello che avevo appena letto, mi sono messo a studiare e per 3 orette non ci ho voluto pensare. Ora io solitamente non faccio questo genere di video parlando di il volume che è appena uscito di un'opera, il numero 1, perché penso che non si possa giudicare interamente un'opera dal primo volume, che un manga, magari anche un fumetto, anche se parte male, ha comunque un certo margine di miglioramento nel corso dei volumi, come anche un fumetto che parte particolarmente bene poi può peggiorare. Ma parliamo di cosa mi ha deluso di questo primo volume di Fire Force. Non sembra fatto da Atsushi Okubo. Il concept è interessante, queste persone che per un qualche motivo sconosciuto vengono avvolte dalle fiamme, combustione spontanea come nei Griffin. Ok, che cos'è? Una combustione spontanea. Che disdetta! E si trasformano in questi mostri che sono più o meno pericolosi. Per combatterli c'è questo corpo che si chiama appunto Fire Force, che sono pompieri dotati di poteri speciali o capacità specifiche che appunto combattono questi mostri. Il problema risiede nella sua realizzazione. Questo manga qui non ha niente di diverso da tutti gli altri shonen moderni che potete trovare in fumetteria. Ha il protagonista che è un ragazzetto tutto che vuol diventare l'eroe, che ha i problemi, il passato oscuro, tutti lo additano perché è diverso, è sfigato, come il 90% dei protagonisti shonen, che hanno paura di lui perché lui è strano, perché lui ha questo potere che tutti credono che in passato abbia causato un incidente in cui è morta sua madre, ma lui è convinto di non essere stato lui e quindi vuole provarlo diventando un eroe. Ditemi in che modo questa trama si discosta da tutte le altre. Cioè la storia di questo personaggio è praticamente quella del protagonista maschile di Twin Star Exorcist, manga che sta venendo preso tantissimo per il culo proprio per essere banale. Da Atsushi Okubo una cosa così non me l'aspettavo. Non se l'aspettava! Poi tanto per non farci mancare niente, per aggiungere altra banalità alla banalità, viene introdotto già nel secondo, terzo capitolo, mi pare, il rivale del protagonista. Sapete, no, quello che c'è in tutti i manga da quando è nato Vegeta. Sapete, no, il tipico rivale che c'è, quello tipo da giochi dei Pokémon, che deve opporsi al protagonista, dire «Ehi, io sono meglio di te, va, sfidiamoci, sono più forte, sono più figo io». Come in tutti gli shonen c'è il maestro di vita saggio, che qui è, diciamo, il capo della Fire Force, di questi pompieri speciali, che lui non ha nessun potere, è semplicemente
probabilmente un ex pompiere con dei muscoli grossi come una casa, quindi lo mettiamo a picchiare i mostri. Anche questa cosa poi non ha tanto senso e fa un po', diciamo, il Kakashi della situazione. E per aggiungere altra banalità alla banalità alla banalità, c'è il fanservice della serie, che già al primo capitolo ci sparano le due donne del gruppo sotto la doccia. E voi mi direte, ma il fanservice c'era anche nel primo Soul Eater, basti guardare la strega Blair. È vero, ma la strega Blair aveva senso nel personaggio, lei era una tentatrice, lei si divertiva a sedurre gli uomini. E poi, messo nel contesto di un manga bello e originale come Soul Eater, lo posso anche accettare. Il massimo dell'idea che Atsushi Okubo ha avuto per un personaggio base di fanservice qui è una che, quando si emoziona, inciampa su tutti e si fa palpare. Non sto scherzando, c'è veramente sta roba. Quindi sì, conclusioni, non è un manga da buttare assolutamente, ma personalmente mi ha deluso molto. Ha buttato, restando in tema di pompieri, una bella secchiata d'acqua sul fuoco di hype che avevo per questa serie. Ovviamente io con questo video non vi sto incitando a non comprare Fire Force, non lo sto screditando. Non è che se vi vedo in fumetteria che prendete in mano Fire Force vi sparo. Solo che questo manga ha suscitato in me un forte disappunto proprio da fan dell'autore. E già che ho questo canale YouTube ho detto, perché non farci un video a caldo? Magari risulta interessante e godibile, anche se sono sicuro lo guarderanno in tre gatti. Quindi sì, io ho buttato fuori tutto il veleno che avevo in corpo su questo manga. Spero di non avervi annoiato con questo video, farò del mio meglio anche durante l'editing per renderlo più scorrevole, più godibile, insomma. Per tenere la vostra attenzione metterò dei momenti MLG qua e là. E niente, qui è tutto dal vostro Kuro in pigiama, lasciate un bel like per sostenermi, un bel commento, ditemi se anche voi avete letto Fire Force, se vi piace o no, cosa ne pensate. Arrivederci a tutti! Al prossimo video. Come shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.